Il bello dello sport del combattimento è che non c'è, cioè, non è che uno è più forte di un altro perché quello è nato così. Cioè, tu nasci in un modo, ok, quella fisionomia ti dà l'abilità di sfruttarla in un determinato stile. E tu devi soltanto diventare, cioè, guarda Bravo. Adesanya, fondamentalmente Adesanya non nulla, è alto, fa 90 kg il match, fa sempre con gente di 6-7 kg più. Più pesante di lui, però c'ha, cioè, quelle skill, sa usare al meglio le sue abilità tecniche e vince. Se Vince no. anche tanto perché in questo momento in UFC è imbattuto tranne nei Tranne massimi con leggeri, Vlahovic, però. però Quella non lo Però contiamo. lui ha detto una cosa giusta, nel senso che è quello che ti dicevo io l'altra volta, Adesanya è un medio naturale quasi, nel senso quei 90 kg fuori campo li perde in una mesata, fa il peso perfetto 84, se l'idrata risale a 90 kg in gabbia. Però è quello, cioè sono 90 kg. Penso che Koblachowicz abbia fatto segnare 90-91 sulla bilancia, qualcosa del Sì, genere. comunque ha tutto Vlahovic peso. te fa il peso a 93, ma te entra in gabbia a 100. Sì, E quando c'hai minimo 100 kg che te 100. schiacciano per terra, diventa un po' più Ma che complicato. scherzi, ma poi. Poi il Io fatto che guarda. sta che nel ti sfianca. Sì. Sì, esatto. Ma io poi ho tanta. A me non piace personalmente come persona Desania, ma come lottatore lo stimo tantissimo perché sta Ma dimostrando di come persona è essere. il migliore del mondo, cioè al momento è il migliore del mondo, fa lo show. La cosa è Sì, che tutti hanno smesso di fare lo show una volta che ce l'hanno prese, ad esempio non mo' voglio vedere questo rematch tanto atteso con Whittaker, perché secondo me Whittaker le potenzialità per batterlo ce l'ha. ce l'ha nessuno. Sì, pure secondo me. Io pure, Non è allora. cattiveria, non è ca ma in piedi. Lo può battere, sì, però in piedi Adesanya, al di là che c'ha un background di K1 nel Glory fenomenale, ha fatto 5 match da pugilato, tutti e 5 vittorie, cioè c'ha un'esperienza in piedi. Poi sì, il colpo della domenica, guarda con Gastelum si è calato 2 volte, cioè, quindi mai dire mai, però non lo so, Vabbè, tu la sua vedi lungo. Adesanya favorito e sui cartellini anche per Mi il trovo sui bookmaker è cartellini strafavorito. pure Però io penso favorito. che Whittaker può dire la sua, eh. Se c'è qualcuno. Quello c'è. Bob. Bobby Knuckles al momento è il più forte della divisione dopo Adesanya. Questo oh, non. Sì, è pure più forte di Marvin, per ora mi dispiace. Vediamo. Pieno di Marvin sorprese, vabbè, forte. Marvin al di là, tanta stima per quello che ha fatto e quello che è diventato, ma dopo Costa ci vuole una targhetta, bisogna Sì, assolutamente. vincere Tra quella l'altro, guarda, Costa. io l'avevo dopo il match con Hermanson, negli ultimi due match, quello con Holland e Adesanya, io l'avevo fortemente criticato perché avevo visto un. No, Un po' una più che monodimensionalità. altro, sai che una grossa regressione nello striking. Cioè, lo striking che aveva fatto vedere con Hermanson non l'avevo visto né contro Holland né contro Adesanya. Invece contro Costa ha messo su un buonissimo pugilato. Una buonissima Basico, box, ma iper essenziale, però buonissima. Con quei movimenti di testa, Vettori potrebbe fare tranquillamente un paio di match professionisti per il pugilato. guarda, secondo me di gambe si muove anche meglio di Adesanya con Sì. Marvin, eh. C'ha anche un buon, veramente c'ha un buon movimento di gambe. Quindi, bah, per me quello che ha fatto comunque, cioè, Sì. però Ma sai poi come l'Italia. Marvinone. Marvinone è giovane, di margini di crescita ce n'è ancora tanti. Voglia. Sì, sicuramente io sono convinto che un'altra chance per il titolo ce Ma io l'avrà a sono convinto breve. che può portarci il titolo in patria. Ne Guarda, a me è una cosa speriamo. che. Ecco, torniamo sul fatto italiano. Il signor Marvin ha fatto quello che ha fatto. Io studio aperto, Italia 1, 1 e mezza, non mi hai sentito dire No, Marvin ha nessuno. fatto. Cioè, studio aperto e studio calcio praticamente. Parlano solo di calcio, non parlano di Formula 1. Cioè, cazzo, ci sta un ragazzo, 28 anni, ti sta a combattere quel titolo UFC? Non dico tanto, ma pure 30 secondi,
Dai, io sono d'accordo con te, ma purtroppo le MMA qui vengono viste ancora veramente come lo sport dei bestie che si chiudono una gabbia e fanno a cazzotti. Esatto, ma questo è il problema. C'è tanto altro.